Ed eccoci insieme in Voce delle Chiese, riprendiamo la linea dagli studi di RBE, Radio Bequiet Evangelica, e presento subito e do il benvenuto all'ospite che è con me, ovvero Marco Fratini. Buongiorno Marco, bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Allora Marco lo conosciamo per essere bibliotecario della Fondazione Centro Culturale Valdese, ma è anche bibliotecario della Società di Studi Valdesi. Oggi in effetti arrivi con questo cappello sulla testa per parlarci di un'iniziativa che lo coinvolgerà, ma in realtà coinvolge appunto la Società di Studi Valdesi in Italia, ed è un'iniziativa davvero particolare perché intanto viaggerai tu fisicamente, noi oggi viaggiamo un po' con la fantasia e andiamo a Puerto Rico, dove la prossima settimana si terrà questo congresso annuale mondiale della società americana che si occupa di studi sull'età moderna, che riunisce 1500 studiosi provenienti da tutto il mondo, tra cui anche Marco. Intanto come è arrivata questa proposta? Come vi vede, insomma, collaborare con questo grande organismo internazionale? È un organismo internazionale che raduna anche numerose associazioni, gruppi di ricerca anche informali, diciamo così, di universitari in giro per tutto il mondo, che si occupano di tanti temi, sottotemi diversi dell'età moderna, il Rinascimento e della Riforma, naturalmente, e che ogni anno sceglie una sede differente. Quest'anno appunto sarà a Puerto Rico, l'anno scorso era a Dublino e così via. Spesso alternativamente in un emisfero, nell'altro. Questa serie di gruppi di ricerca poi alla fine viene invitato a partecipare, a formare il calendario di questi 3 giorni, che è di una specie di centrifuga di appuntamenti, diciamo, di sottoconvegni contemporanei, perché in una suite di un albergo di Puerto Rico si svolge una sessione su Shakespeare e contemporaneamente una di studi sul colonialismo in Giappone, tanto per dirne una, e così per 3 giorni a ritmo continuativo e incessante. E tu quale argomento porterai? Naturalmente, avendo a disposizione, diciamo così, le informazioni, le fonti, i documenti relativi ai valdesi, mi sono concentrato, come la partecipazione precedente 2 anni fa, purtroppo in virtuale, sui temi valdesi, e quindi anche perché, naturalmente, essendo la minoranza valdese, non un evento provinciale di una parte, di un angolo di Piemonte, ma un movimento di lunga durata che ha avuto interconnessioni con molti movimenti religiosi, di idee in tutto il mondo, almeno certo, in tutto il mondo, ma per l'età moderna tutta l'Europa, comunque non è stata considerata un tema troppo di nicchia, e quindi con un certo interesse anche per gli altri relatori. Mm-hmm. E in particolare sarà sulle immagini. Ecco, tra l'altro Marco ci ha portato delle immagini da far vedere. Allora, chi ci sta guardando sul canale 87 del Digitale Terrestre le può vedere con noi, adesso Marco ce le commenterà, ce le spiegherà un pochino. Chi ci sta ascoltando in radio cercheremo, insomma, di raccontarle anche in modo che sia comprensibile. Potrete comunque poi vedere l'intervista caricata su YouTube. E quindi le immagini saranno protagoniste. Tu ne hai scelte alcune, io farei vedere intanto magari la prima che ci hai portato, che rappresenta un volume, giusto, in questo caso? Sì, esatto. L'intervento è sulle modalità di rappresentazione o autorappresentazione dei valdesi nell'età moderna. Io qui ho portato 2 soggetti, faccio vedere qualche particolare, che mostrano come da parte cattolica, da parte protestante, ci sia stata una necessità a un certo punto, anche se i casi sono abbastanza rari, di rappresentare, dare una forma visibile, una riconoscibilità ai valdesi. Allora, la prima immagine è il frontespizio di un'opera non particolarmente nota, ma comunque nota agli studiosi che si occupano di storia dell'età moderna delle valli valdesi, cioè un'opera compilativa di un cappuccino, Mattia Ferrero da Calvarler Maggiore, che nel 1659 scrive quest'opera in cui racconta, tra l'altro in modo per migliaia di pagine, la storia delle missioni cappuccine, quindi dei successi dei cappuccini nei confronti dei riformati nelle valli piemontesi in particolare. Oltre al frontespizio c'è un'antiporta, cioè praticamente la pagina che precede o si trova a fianco del frontespizio di solito è un po' la sintesi di quello che è il significato generale dell'opera. E in particolare questa immagine che raffigura
Papa Alessandro VI a Roma con San Pietro sullo sfondo, all'interno di una costruzione architettonica molto complessa, piena di stemmi e di significati su cui non possiamo soffermarci, però contiene nella parte inferiore una immagine che mostra in qualche modo la modalità con cui allora guardavano a questi valdesi che vivevano ai confini dell'Italia. Nella parte inferiore c'è appunto questa porta con i cappuccini schierati e tengono la porta appena socchiusa. Sulla base si vede una montagnola, naturalmente in proporzioni non realistiche, che è il Monte Vesulus, che non è nient'altro che il nostro Monviso, e dice l'Italia, la porta occidentale dell'Italia, e questi cappuccini stanno tenendo le porte chiuse per evitare che dall'altra parte entrino chi. Nell'immagine successiva vediamo ai lati che ci sono calvinisti e luterani, naturalmente questi erano i nomi con cui erano spesso etichettati anche i valdesi, sono riportati anche sui libri che si trovano ai piedi di questi personaggi, che vengono visibilmente affrontati dai cappuccini o tenendoli lontani, uno addirittura con la mano protesa per dire sì, non entrare da questa porta. Assolutamente no, non si passa. L'Italia cattolica, l'Italia romana e papale, e qui non si passa, come se appunto il morbo, la malattia protestante fosse qualcosa di straniero, come spesso è stato anche visto nel tempo. E dall'altra parte sono i successi di quelli che hanno convertito, quindi il cappuccino con la croce che sta di fronte a un eretico evidentemente convertito, gli sta spiegando, lo sta catechizzando in un certo senso. Quindi questa prima immagine, un po' di timore esprime, un po' di chiusura, assolutamente sì, ci mostra in realtà non solo, cioè diciamo una delle immagini possibili dei valdesi, che è stata quella di allora l'eresia come fatto straniero e i valdesi come confinati in un angolo del Piemonte da gestire, diciamo, nelle varie modalità con cui sono stati gestiti, ma in qualche modo sempre arginati da una chiesa che invece aveva il suo centro spirituale, politico, autoritario, diciamo così, a Roma. Quindi lontano dalla porta occidentale d'Italia. La seconda immagine è una medaglia che si trova al British Museum a Londra. Se la prima è un libro che conserviamo anche noi a Torre Pellice, questa invece non ce l'abbiamo, che raffigura su due facce diverse. Allora, ecco, non ho detto prima, questa medaglia risale al 1687 circa, non è datata, ma si può riconoscere con questo periodo, ed è stata prodotta versibilmente nei Paesi Bassi. Stiamo parlando quindi nell'epoca fra l'esilio dei valdesi e poi quello che sarà il rimpatrio. E questa medaglia ha un tono profetico. Allora, sul verso, l'immagine che possiamo vedere successiva, esatto, c'è questa donna che sotto il trigramma di Dio, che fa splendere i suoi raggi, è incatenata praticamente, l'eresia che è scapigliata. Quando era spettinata la donna, allora quando è pettinata e vestita bene, non discinta come qui, è la vera religione, la vera chiesa. Quando è spettinata così, è una sorta di pazzia, non va bene. Una pazzia, e quindi l'eresia è incatenata a un palo che sta in questo modo, in questo momento viene bruciata, si vedono le fiamme e ci sono anche ai lati un sacerdote e un militare che la stanno tenendo a bada. Sullo sfondo c'è una città in fiamme, una nave con i remi, che probabilmente forse è quella che ospiterà poi i riformati mandati a remare sulle galere come forma di prigionia. Sempre nell'immagine precedente c'è appunto ma dice Dio libererà. Quindi in realtà è un'immagine che è di repressione dell'eresia, ma ha un tono, come dire, dalla parte dei cosiddetti eretici, tant'è che sull'altro lato, su cui è riportato Fratelli in Fede, Sabaudi e Galli, cioè praticamente i valdesi e i riformati oltre confine, in realtà in questa immagine il destino viene ribaltato, perché è una sorta di profezia, perché la donna al centro della medaglia rappresenta la vera chiesa, con la stella che splende, il sole che splende sul petto e l'aureola intorno alla testa, sta calpestando con il piede sinistro una tiara papale
è un serpente, quindi si capisce che in questo senso è il male che sta in qualche modo sta sconfiggendo. Dietro di sé ha un sedile complicato che ha avuto parecchie difficoltà a decifrare, ma in realtà è il triclinio della Pizia, la profetessa dell'antichità che prevedeva l'avverarsi di alcune profezie. Quindi tutta la medaglia ha un tono profetico. Ma la cosa più particolare sono i due personaggi ai lati, che sono incatenato uno e accoltellato nel petto l'altro, vestiti tra l'altro uno all'antica, in particolare lo si vede, quello di sinistra, che sollevano le mani, ma non si capisce bene perché siano così bassi. La questione è che stanno emergendo dal terreno e quindi in qualche modo qui si vuol far risottolineare la profezia dell'Apocalisse 11, dove si dice che i due testimoni dell'Apocalisse, dopo la sconfitta della bestia che è stata calpestata, come appunto si vede dal personaggio femminile, stanno risorgendo, e il personaggio femminile rivolta a due cornucopie che sono l'abbondanza, ma sono simbolo di risarcimento, tant'è che da queste escono delle monete, probabilmente d'oro, che vanno a risarcire le persecuzioni continue di questo. Allora, l'iconografia non è così immediatamente riconoscibile, è stato un lavoro, immagino, in qualche caso un po' un'inchiesta da detective, quella di mettere insieme i simboli che non sempre erano spiegabili, ma insomma è stato interessante per far notare come circolasse in ambito dei Paesi Bassi, ma anche in Inghilterra, un'immagine di Valdesi che era fatta di questo genere e che in qualche modo utilizzava l'immagine di Valdesi per anche come profezia per gli altri protestanti perseguitati, come gli Ugonotti nei Paesi Bassi in Inghilterra, che esattamente negli stessi anni. Certo, beh, insomma, due visioni diverse, quella appunto italiana un po' più negativa rispetto alla presenza valdese, quella invece della Gran Bretagna un po' più positiva, e questi sono appunto alcuni esempi di come venivano viste, come veniva vista la Chiesa valdese nei secoli passati. E quindi di questo e di altre, insomma, vicende legate appunto alla presenza valdese in Europa, Marco, andrai a raccontare in questo convegno che, ricordiamo, si terrà quando? Io ho detto la prossima settimana, 10 marzo a Porto Rico. Bene, quindi mercoledì, giovedì e venerdì prossimo a Porto Rico, in rappresentanza appunto della Società di Studi Valdesi. Ti auguriamo un buon lavoro, un buon viaggio, un buon congresso. Grazie. Raccoglierai, insomma, anche un po' di conoscenze che magari avvengono sempre solo via telefono, via mail, con studiosi, storici e bibliotecari di altre realtà, e quindi sarà sicuramente una bella opportunità. Grazie. Grazie a te per essere stato con noi e avercela raccontata. Ciao.